Sopra un grumolo di roccia, in posizione strategica, su un versante a strapiombo, difficilmente raggiungibile, domina la valle dell'Adda il castello De Piro al Grumello. Il castello, che deve il suo nome al dosso roccioso o grumo di roccia sul quale è stato costruito, vede la sua edificazione all'inizio del 300, per opera probabilmente di Corrado De Piro, comense, membro di una nobile famiglia ghibellina. Il castello si trova nel comune di Montagna in Valtellina, posto a est della città di Sondrio, con la quale è adiacente. Digitare il navigatore su via Sant'Antonio. Nel territorio di Montagna in Valtellina, che già fu sede, come testimoniato da coppelle incise sulla roccia di insediamenti preistorici, fu rinvenuta poco lontano, nel 1909, una lastra con inserita un'iscrizione in caratteri nord-etruschi. Il castello è considerato gemino, costituito cioè da due edifici separati strutturati come due castelli, che in passato erano uniti da una cinta muraria che oggi è quasi totalmente scomparsa. È circondato da vigneti della zona di produzione tipica del vino Grumello. La zona è caratterizzata da terrazzamenti coltivati a vigneti che sono presenti persino nello spazio tra i due fortilizi che caratterizzano il castello. La struttura originaria doveva essere più ampia di quella attuale, come è testimoniato dagli scavi archeologici e dagli studi tuttora in corso. In quel tempo la famiglia dei De Piro, possessori del castello di Grumello, contendeva la signoria sul contado circostante alla famiglia guelfa de Capitanei, che avevano la loro roccaforte nel castello di Mancapane, un poco più a est e più in alto. Questa costruzione fu eretta nel XII secolo. Tra il 1327 e il 1335 i De Capitanei riuscirono ad impossessarsi del castello e fu in quel periodo che vi trovò rifugio il vescovo di Como Benedetto de Asinaghi, costretto dai ghibellini comaschi capeggiati da Franchino Rusca ad abbandonare la sede episcopale. Nel 1335, quando il possesso della Valtellina e Vacchiavenna passò ai Visconti di Milano, Azzone Visconti restituì il castello ai De Piro. Infatti, da documenti del 1361 risulta che i fratelli Trussolo, Giorgio e Tebaldo De Piro abitavano ancora nel castello. Nel 1372 Taddeo De Piro, che vedeva oltretutto sottigliati i propri patrimoni, cedette il castello a Tebaldo de Capitanei, ormai possessore del castello di Masegra e signore guelfo di Sondrio. In seguito, nei decenni successivi, si alternarono nella proprietà le famiglie dei Beccaria e dei Malacrida. Dopo una parentesi di dominio francese dal 1500 al 1512, subentrarono nel governo le tre leghe grigie, che presero il dominio della Valtellina, della Valchiavenna e delle tre pievi dell'Alto Lario. Nell'intento di prevenire insurrezioni e arroccamenti, ordinarono lo smantellamento del castello
insieme alla quasi totalità delle fortificazioni della valle. Oltre allo smantellamento e l'abbandono, ci furono anche le esigenze dei coltivatori locali, che costruirono terrazzamenti per favorire un maggior drenaggio alle coltivazioni tutt'intorno. E certamente la grande disponibilità di pietre permise ai contadini di alzare i tipici muretti che tuttora si vedono. La zona tra i due fortilizi fu ricoperta con della terra dei contadini, che la trasformarono così in un campo per la coltivazione della segale. Infine, nel 1987, il castello, di proprietà della Società Enologica Valtellinese, fu donato al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che decise di compiere opere di conservazione e scavi archeologici, curandone il recupero per un utilizzo culturale. La costruzione orientale, quella dell'ingresso, costruita con massi ben squadrati, aveva una funzione prettamente difensiva, testimoniata dall'esistenza di un'alta torre, costruita direttamente sulla roccia e con entrata rialzata, per aumentare le possibilità di difesa. Il mastio, alto 17 metri, era dotato di feritoie. Lo scavo archeologico ha portato alla luce una probabile terza torre, di cui si vedono le fondamenta, e un lungo corridoio con 5 stanze a monte e 2 a valle. Questi vani erano probabilmente utilizzati per alloggiare i soldati. La costruzione occidentale era probabilmente adibita a uso residenziale, come testimoniano i ruderi di una sala con un ampio camino, pur essendo comunque dotata di una torre con feritoie per il corpo di guardia, tra cui se ne evidenzia una a forma di croce. Le stanze del castello residenziale avevano finestre aperte verso lo spazio tra i due fortilizi e verso un cortile interno, che le rendevano relativamente sicure perché comprese entro il perimetro murario. Su questo fronte si apriva anche l'ingresso d'arco, nobilitato da chiavi di volta ben lavorate. Anche questo corpo di fabbrica era dotato di una torre e di un camminamento ricavato all'altezza dei merli. I solai divisori erano in legno, ormai scomparsi. Il Castel Grumello ebbe anche una propria chiesa, posta all'esterno delle mura. Si tratta di una piccola struttura di cui rimane originale solo l'abside ed era dedicata a Sant'Antonio, come risulta da un documento del 1349. Nel XVII secolo la chiesa fu donata da Michelangelo De Piro alla parrocchia di Montagna, che avendola adibita a oratorio cimiteriale per i morti di peste, la intitolò San Rocco e, in continuità con l'antica dedicazione, a partire dal 1668 fu edificata una nuova chiesa di Sant'Antonio lungo la strada che porta al castello.
sopra un grumo di roccia in un clima asciutto e soleggiato, in posizione strategica su un versante a strapiombo verso sud, il castello del Pio Agrumello domina la valle dell'Adda e la città di Sondrio.